Pulcrum Catulli Libellum expectabamus, nobis promisesti. Pulcrum, Pacunt Libellum, Catulli è un GS2 interposto, Libellum è ACS2, collegato con Pulcrum che in concordanza va in ACS apice 2, expectabamus, verbo, prima persona plurale, indicativo, imperfetto, attivo, poi abbiamo quem, che ci dà una proposizione relativa, nobis, DP, pronome personale di. Prima persona plurale, benissimo. Promisisti, verbo, prima persona singolare. Indicativo perfetto. No, non promisi. Giusto. Seconda. Indicativo perfetto, attivo. Aspettavamo il bel libro di Catullo, il quale promettesti a noi. Questo è difficile, attenzione. Impi barbari, multa divina taura templa, cui statuarum pulcrum plenerant, fasta verunt ed incenderunt. Impi barbari, NP 2, impi, NP. Apice 2, multa divinae taura templa, va a comandare templa da templum, quindi ACP 2, que, perché nella relativa, che caso è? Pensaci, statuarum pulcrarum plenerant, statuarum collegata a pulcrarum, GP com'è? Ok, 1, plena, collegato con templa, che sottintende, quindi NP, apice 2, erant, verbo. Terza persona plurale, indicativo imperfetto, staverum ed incenderum. Entrambi, verbo, terza persona plurale, indicativo perfetto, attivo. Impi barbari devastarono e incendiarono molti edorati divini templi, i quali erano pieni di belle statue. Romani infesta oppida televerunt, quorum incore tribuni imperio non obtemperaverunt. Romani. NP2, infestoppida. Attenzione perché questo è ACP2, deleverunt, verbo, terza persona plurale, indicativo perfetto, attivo. Questo è quorum dei quali. Finisce a obtemperaverunt. Incole, NP1, tribuni. No, questo è GS2, tribunus, tribuni, tribuni. Benissimo, angelo guardiano. Ok, imperio, forse è non l'incantesimo di Harry Potter, ma DS. 2, non, negazione, obtemperaverunt, da cui deriva ottemperare, ottimo verbo, terza persona plurale, indicativo perfetto, attivo. I romani distrussero città ostili, dei quali abitanti, gli abitanti dei quali, forse più baroccamente, non obbedirono al comando del tribuno. Spiritus è un'altra parola su cui voglio richiamare la tua attenzione. Beh, non c'è bisogno di mettere in mezzo farmacie, etiologie, insomma, lo spirito era magico, ragazzi, dissolveva e si dissolveva, lasciava tracce permanenti ed effettivamente anche oggi ha un'immagine tutta definita, tutta seistica, personale. Ecco, qualche spirito matto adesso mi ha dato una botta per farmi cadere il libro e farmi perdere il segno. Il dizionario ci va a dire che la radice di spiritus è quella del verbo. Udite, udite, spiro, e qui benissimo. Allora, ok, andate, vai. Ridete voi amanti di Spiro, che l'avete chiamato fino ad oggi Spiro, dai, ve lo siete ricordati mo' che ho detto Spiro. Quindi ridete, fatevi la battutina. Ormai evito di sbattervi fuori come pino alla lavatrice perché ormai non c'è neanche bisogno. Comunque, sì, esattamente, esatto. Forse quelli che hanno creato il draghetto, chissà che non stavano pensando a questo, soprattutto considerando che spirava tanto fuoco. Lascio il beneficio del dubbio. Per dirla con il filosofo John Locke, lo spirito nel suo significato principale è il respiro. Ed è vero, la parola, la radice proprio, se così andiamo a dire spir, che dà anche spiramen, robe come spiraculum, ce ne sono veramente altre qui. E è veramente molto interessante questo libro. Insomma, ci dà dei derivati anche molto importanti come ispirare, l'ispirazione, ma anche la cospirazione. Vedete anche il lessico, quale percorso semantico va a prendere, anche con tante diversioni, cioè la bellezza del latino, ricordiamo, sta soprattutto in questo suo fatto di riuscire a creare, anche con la complicità dell'ignoranza di noi italiani, nuovi italiani, per carità, nuovi elementi, la cui derivazione primaria, la sua nucleare ontologia, non riusciamo più a scorgere. È veramente molto bello. L'ispirazione, per dirne una in poesia, è il soffio vivificante di un'intelligenza superiore. Exigues vite pars, quam nos viemus? Exigua, collegato con pars, vite GS, interposto.
est, verbo, terza persona singolare, indicativo presente, pars, ns3, xivua, ns, apice 1, perché qui c'è quel quam, non te lo devo dire assolutamente io, relativa, nos, np, pronome personale, benissimo, prima persona plurale, vivimus, verbo, prima persona plurale, indicativo presente, attivo, vivimus, forse vuole un complemento oggetto, è piccola la parte della vita che noi viviamo. Et ego animum ab una sica, quem tu nunc abes, et quem ego nunc abio, tu abibis. Et, in questo caso, potrebbe voler dire anche ego, ns, prima personale, animum, acs, 2, abui verbo, prima persona singolare, indicativo perfetto, attivo, nasica vs, 1, quem, tu, ns, prima personale, nunc, verbio, habes, verbo, seconda persona singolare, indicativo presente, attivo, quem, mi ero dimenticato di segnare il trigger della relativa, anche qui, quem, ego, ns, come testé rilevato, nunc, parola déjà vu, anche, abeo, verbo, prima persona singolare, indicativo presentivo, tu, ns, pronome personale di seconda persona singolare, abibis, verbo, seconda persona singolare, futuro semplice, attivo. Anch'io ebbi il sentimento, o Nasica, che ora tu hai, e ciò che ora io posseggo, ciò che ora io ho, ciò che ora io sento, tu lo avrai.